Aumentano ancora i contagi, 574 in un giorno, discoteche stretta di Emilia Romagna e Veneto, mascherine obbligatorie, capienza dimezzata. Ponte Morandi, due anni dopo, Genova abbraccia i familiari delle vittime, Mattarella mai più disastri simili, Conte lavoriamo per la rinascita della città. Bonus Covid, tridico, seguito la legge, notizia deputati non diffusa da INPS, centrodestra all'attacco, la maggioranza no a dimissioni. 5 Stelle sia ad alleanze locali con partiti e terzo mandato a consiglieri comunali, Di Maio nuova era, Zingaretti positivo ma no a Raggi. Il mistero di Gioele, appello disperato del papà, aiutatemi a ritrovarlo, gli inquirenti, il bimbo era sereno e con la madre. Gli italiani in vacanza a Ferragosto, il mare resta la meta preferita, ma tanta gente anche in montagna e nei piccoli borghi, in città musei aperti. Le stelle del pop 2.0, escono gli ultimi singoli di Miley Cyrus e Dua Lipa, atmosfere anni 80 per l'ex diva bambina di casa Disney, una collaborazione con Madonna e Missy Elliott per Dua Lipa in una nuova versione di un suo grande successo. Buonasera dal TG1, la curva dell'epidemia continua dunque a salire, 574 nuovi contagi in 24 ore, resta il pericolo di nuovi focolai innescati da chi rientra dalle vacanze all'estero, stretta sulle discoteche per Ferragosto, dopo la Calabria che ha deciso di chiuderle, in Veneto ed Emilia Romagna obbligo di mascherine e capienza dimezzata. Giorgia Cardinaletti e Giulia Palmieri. Ancora in aumento.